Questa sera si parla di ricostruire un fronte democratico e progressista. Il PD è pronto a ricongiungersi con i fuoriusciti di Articolo 1? Ma guardi, io prima che parlare di ricongiunzioni, che sono sempre di questioni artificiali, come, un po' come le scissioni, penso che sarebbe bene aprire una discussione nel mondo vasto della sinistra, quindi dei partiti, dei movimenti, delle associazioni, cioè tutte quelle organizzazioni e anche quei cittadini che condividono una certa visione del mondo, quella ispirata ai valori di solidarietà, uguaglianza e difesa dei più deboli, per capire il perché siamo arrivati fino a qui. Credo che ci siano molte responsabilità e che devono essere analizzate certamente, ma credo che ci debba essere anche soprattutto un lavoro su parole nuove e su un cambio anche di prospettiva rispetto a quella che è stata la sinistra negli anni 90 e nei primi anni 2000. Purtroppo i populisti intercettano dei bisogni che sono reali e con delle soluzioni che sono invece delle false soluzioni, con degli inganni che credo che molto presto insomma verranno a galla. Il compito della sinistra però è rimettersi in sintonia con un paese e credo che insomma può partire anche dai territori, può partire anche da Genova una discussione che parta appunto da problemi veri che sono per esempio il fatto che i salari diminuiscono, i posti di lavoro purtroppo mancano e non sarà però né il reddito di cittadinanza neppure la flat tax a risolvere questo problema, il tema dell'innovazione tecnologica come si sconta rispetto ai posti di lavoro, il tema dei flussi migratori che non si risolveranno con le proposte di Salvini, ma credo che invece ci sia bisogno di una ripartenza. Ci vorrà credo del tempo, ma l'importante è cominciare. Quanta è secondo lei la responsabilità di Matteo Renzi in questo nuovo esecutivo Movimento 5 Stelle Lega? Ma guarda, c'è certamente un vento europeo e mondiale che soffia verso destra e che non può fermare né Matteo Renzi e neppure probabilmente la discussione che facciamo qui oggi. C'è poi credo delle responsabilità invece di un gruppo dirigente del PD e in particolare Matteo Renzi che non perché qualcuno volesse fare a tutti i costi il governo dei 5 Stelle, ma credo che una discussione, un dialogo tra PD e Movimento 5 Stelle avrebbe fatto emergere delle incoerenze e probabilmente delle diversità di vedute che oggi nel fare opposizione ci sarebbero state utili. Purtroppo non c'è, questo non è avvenuto e per carità ne possiamo solo che prendere atto ormai.